siamo qua per contro la guerra in Iran, ma in generale contro le guerre in generale. Sono sicuramente uno dei fattori che più determinano anche i cambiamenti climatici, oltre che siamo qua anche per motivi ovviamente sociali, perché siamo contro la guerra a prescindere, però sicuramente vediamo come l'uso delle armi chimiche non sicuramente influiscono nell'ambiente, per le persone, la salute che appunto vivono in questi territori. L'Italia è anche uno dei responsabili in questo. Il Ministero degli Esteri è uno dei maggiori finanziatori di Leonardo, ha il 30% delle azioni di Leonardo, e quindi vediamo come il nostro paese è coinvolto nell'industria bellica a livello mondiale, vediamo come tanti dei nostri territori nella nostra penisola e nelle nostre isole sono diciamo occupati da basi militari, non italiani, ma basi militari USA, vediamo il MOS, vediamo in Sardegna tutte le lotte che si fanno contro queste basi militari, territori che non sono mai stati bonificati, vediamo le persone che non vivono più in quei territori, 9 persone su 10 che appunto lavorano in questi poli militari contraggono dei tumori, sono zone che lo Stato poi non si preoccupa di ridare la cittadinanza, che non si preoccupa di ribonificare una volta utilizzati. Stiamo raccogliendo delle firme da consegnare all'Unione Europea per chiedere di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2035. È un obiettivo ambizioso, ma è essenziale per mantenere l'aumento di temperatura al di sotto di 1,5 gradi confronto alla media preindustriale. Un'altra richiesta di questa raccolta firme è quello di far sì che non si concludano accordi commerciali con paesi che non hanno un piano per ridurre le emissioni di CO2 e che venga istituito un dazio al confine in base a quanta CO2 è stata emessa per produrre un bene, il bene importato. Inoltre per noi è anche molto molto importante il fatto di fare formazione, lo facciamo già comunque noi, ma è importante che venga fatto a livello comunitario, a livello istituzionale e nelle scuole. Per questo un'altra delle richieste di questa raccolta firme è quello di che l'Unione Europea introduca materiale informativo per tutti i corsi di studio, per tutti i Paesi membri, in modo che tutti siano informati sulla gravità del problema.